sempre io ti benedirò. Se mi toglierai, sempre canterò e ti benedirò. Quando mi verrai, se mi toglierai, sempre canterò e ti benedirò. Ti benedirò, ti benedirò, ti benedirò. Signore, ti voglio benedire innanzitutto per la grazia di cui ho saputo avanti ieri proprio dai genitori, una coppia giovane aperta alla vita sin dal giorno del matrimonio. Hanno avuto un bambino ed è morto, sono andati avanti con una seconda bambina e questa da piccolina stava male, adesso ha 7 anni. E questa bambina c'ha un male anomalo, strampalato, misterioso. Se prende nel mangiare troppe proteine, proteine sopra un certo limite, questa bambina muore. È stata diverse volte in crisi per questo motivo. La bambina c'ha uno sguardo dolcissimo, proprio bella. Questa famiglia che si è muto del male, il Signore gliel'ha tolto, hanno fatto le analisi, marcatore che segna più di tutti la presenza di questa malattia, dopo le analisi per la prima volta è tornato dentro il range. E questa malattia, questa famiglia ha paura, perché dice: ma adesso se è così, i bambini che ci nasceranno in futuro saranno tutti malati. Non volevano più avere figli per questa paura. Hanno avuto fede nel Signore e la Signora è rimasta incinta di nuovo. Signore Dio della vita, laddove la cattiveria umana, lavorando d'accordo con lo spirito del male, ha fatto danni, adesso, Signore, invece stai trionfando Tu per la fede di questa famiglia che si è rivolta a Te per porre problemi rimedio ai suoi problemi e chiedendo aiuto alla Chiesa e non ad altri personaggi strampalati che il mondo di oggi offre per speculare sulle sofferenze della gente ed estirpare soldi senza produrre nessun miglioramento. Signore, per questa bambina in fase di guarigione a tutti gli effetti, per questo nuovo concepimento, noi ti lodiamo e ti benediciamo. Lode e gloria a Te, oh Signore. Oh Dio della vita, hai vinto un'altra volta. Lode e gloria a Te, oh Signore. Viste se Antona del Kene Maio, stea se te amante del Canana Io, soat muraya shira. Lode e gloria a Te, Signore. Lode e gloria a Te, Signore. Lode. Ringraziamo, Signore Gesù, che dopo 2000 anni tu oggi ancora compi prodigi e grazie. Grazie, Signor Gesù.
per questa famiglia, grazie a Gesù per tutti noi che tu hai voluto qui stasera, anche col caldo, siamo la tua presenza, Signore Gesù, perché noi crediamo veramente che tu sei il nostro Dio, il nostro Signore, il nostro Salvatore, il nostro tutto. Grazie Signore Gesù per quello che vorrai fare per tutti noi questa sera. Lode, gloria a Dio. Grazie Signore Gesù. Alleluia al tuo nome. Lode, gloria a Dio. Lode e gloria a te, Signore. Gloria a Dio.
io ho pregato un mese e mezzo fa, il giorno di Pentecoste, perché lo Spirito di Dio scendesse su di noi. Attraverso lo Spirito Santo noi percepiamo Gesù risorto, vincitore sulla morte. Quando vediamo l'ostia, con gli occhi del corpo. Ma Gesù dove sta? Lì dentro? Qualcuno dice a volte che quando guarda l'ostia vede il volto di Gesù dentro. Che ci facciamo? Attenzione, anche in campo spirituale vi sono passi giusti e passi falsi. Vi dico per aiutarvi un aneddoto di uno, l'unico re di Francia santo, era Luigi, non mi ricordo quale numero, nono. Lui era un giorno alla messa nella cappella della Reggia, ha fatto la comunione e stava raccolto in preghiera. Arriva un cortigiano e gli dice: maestà, accorra, venga, miracolo, miracolo. Che è successo? Nella tenda del salone è apparso il volto di Gesù. Miracolo, venga a vedere. Questa è la caratteristica di tutte quelle persone che vanno sempre in ricerca delle apparizioni, dei segni straordinari e così via. Sapete cosa ha risposto quel re? No, io non vengo. Ma perché, eccellenza? Quel miracolo, mi è successo una cosa del genere, una cosa grande. Ma io Gesù ce l'ho vivo risorto in me, ho appena fatto la comunione. Se vengo lì a vedere che vedo? Il volto non mi, è meno di quello che ho adesso, non mi interessa. Non andò. Capite bene questa cosa? Gesù si sperimenta così, risorto mediante lo Spirito Santo. Si percepisce. E questo è il modo sulla terra più forte di percepire Gesù risorto. Ed è in questa dimensione che avvengono grazie e miracoli. Vediamo se questa parola può aiutarvi. Mettete adesso in mente in preghiera. Seduti un attimo. Noi chi siamo? Guardate che le persone che non credono guardano il corpo. Se uno è bello o se una è bella, gli va indietro il mondo intero. Più è bello, più è ammirato, più pubblicato, fotografato, filmato e così via. Il corpo nudo, poi non ne parliamo. Si guarda il corpo. E dimmi un po'. Per migliorare l'estetica, la bellezza del corpo, donne e uomini, quanto si spende? Tutte le settimane la parrucchiere, la tinta, le unghie, massaggi, una marea di tempo e di soldi. La crema, quella più particolare, perché quell'altra non dà questo effetto, quella antirughe, antiquanti, là. E in campo maschile lo stesso, un po' di meno, ma lo stesso. Il corpo. Vi sono delle persone che sono molto belle, esternamente, però sono egoiste, ipocrite, cattive.
attaccate ai quattrini, viziate. Quando un giovane si innamora di una ragazza, o viceversa, una ragazza si innamora di un giovane, perché ha gli occhi dolci, perché è bella, qualcuna perché è buona, attirati dalla bellezza fisica, poi magari che quella chiacchiera sempre, che quella cosa di meno, perché poi quando si sta insieme, oddio, io tutti i giorni mi devo sobbettare questa cosa qua, questo egoista, questo falso, sto viziato, sto prepotente, sto superbo. No, no, alcuni si tirano indietro perché l'attrazione della bellezza fisica non regge più di fronte al prezzo da pagare per stare di fianco a questa persona. Dio non guarda e non ha mai guardato la bellezza fisica di una persona. Per Dio noi non siamo questo corpo. Noi siamo chi siamo di dentro. E solo quello Dio guarda. Un malato può essere deformato dalla malattia fino a far schifo da vedere per quanto è brutto, ma se questo malato è una persona che ama Dio, il prossimo, e sta vivendo la malattia come un'offerta di gradita, è una persona di una bellezza interiore unica. Dio ama quella persona e ne ammira la bellezza, perché Dio guarda di dentro, guarda l'io interiore. Chi di noi è capace di fare altrettanto? Di distinguere la persona bella o brutta non per l'estetica del corpo, non dalla pelle liscia come porcellana, ma perché sa vedere l'io interiore della persona. E in base a questo vedere chi è bello, chi è mezzo mezzo o chi è brutto. Vi sono attori, attrici splendidi. Quando li guardi negli occhi vedi l'amarezza infinita nella quale vivono, perché sono lontani da Dio. Paolo Villaggio ha fatto ridere per anni e anni l'Italia, è morto disperato perché era profondamente ateo, non ha manco voluto il funerale religioso perché non ci credeva, per lui era una pagliacciata, così che gli hanno fatto un funerale cosiddetto laico, più pagliacciata di quello religioso. Dio ci guarda per chi siamo lì dentro, per il nostro io interiore. Gesù Cristo risorto abita in questa dimensione, nella dimensione spirituale. La dimensione spirituale comanda quella fisica e non viceversa. Attraverso lo spirito un corpo malato può guarire, ma un corpo sano non può rendere sana l'anima della persona se è malata di peccato e di vizi. Quante volte è toccato con mano questa cosa? Quando io ho detto dosi, io cominciai a aiutare i tossicodipendenti. Tossicodipendente significava che uno stava dipendente dalla droga, ogni giorno c'è bisogno di una certa dose di quella sostanza, altrimenti la mancanza di quella dose creava l'astinenza nel corpo della persona con sofferenze tremende per almeno 3 giorni. Allora io pensavo, ricorriamo il tossico in ospedale, diamogli un aiuto con qualche farmaco, quelli con più forza di volontà li aiutiamo a stringere i denti, a superare l'astinenza, e una volta che è superata l'astinenza, il tossico è libero, non ha più bisogno di drogarsi.
così anche per alcolista cronico e così via. Allora, c'è il ricovero in ospedale, disintossicazione completata, 10 giorni, 15, 20 giorni, tossico ossia pulito perfetto, ho guardato pure diversi chili di peso, stavo più bene. Il giorno che uscivo dall'ospedale, la sera già stavo drogato un'altra volta, perché aveva superato l'astinenza fisica, ma non aveva superato. Allora cosa ha fatto lo Stato? Nelle comunità per terapeuti, per tossici, ha aggiunto la figura dello psicologo, perché doveva aiutare i tossici a liberarsi anche mentalmente dal bicchiere della droga. Fanno la cura psicologica uguale schiavi della droga, perché la droga radice ancora più profonde della mente risiede nello spirito della persona, attraverso una schiavitù spirituale di cui il demonio è lo schiavista, e con quel vizio tiene legata la persona. Allora capite perché Gesù Cristo nel Vangelo, Giovanni, dice di se stesso: se il Figlio vi fa liberi, voi sarete liberi veramente. Se non vi fa liberi, rimarrete sempre schiavi. L'Italia è stata liberata dai tedeschi, prima ancora dagli austro-ungarici nella prima guerra mondiale. È libera l'Italia, è sotto il dominio di politici corrotti, della massoneria, di persone che hanno potere nei vari ambiti dello Stato civile. Spiritualmente non è libera, e neanche economicamente. Se il Figlio vi farà liberi, voi sarete liberi veramente, la vera libertà. Chi qui dentro possiede la vera libertà? Chi può dire sono libero? Per me cielo e terra è uno spazio immenso dove vagare. Quanto è bella l'immagine dell'uccello, qui siamo, c'è la madre, il gabbiano, vola in alto, in basso, destra, sinistra, si ferma, fa la picchiata, ritorna su, quello che vuole. In cielo non ci stanno i sensi unici, i semafori, la precedenza destra e sinistra, libertà di movimento assoluta. Questa è l'immagine della libertà. Libertà di movimento assoluta. Chi la possiede? La persona che desidera il denaro non ha libertà di movimento, c'è una sola direzione nella vita: avere più soldi. Devi fare tutto per questo scopo. Chi è libero può essere anche un pezzente, sta benissimo lo stesso. E se ha o non ce l'ha i soldi, non gli importa. Basta di essere per vivere, poco di più per i figli. Ma sei libero, libero. Allora, la definizione giusta per un essere umano: noi non siamo un corpo che ha un'anima, è il rovescio. Noi siamo spiriti incarnati. Veniamo dalle mani di Dio. Ci ha creati Lui prima che papà e mamma si unissero per un atto sessuale e ci concepissero. Prima siamo stati nelle sue mani. Lì Lui ha deciso. Ha progettato come dobbiamo essere, tutto fino ai minimi dettagli, fino all'ultima cellula del nostro essere. Ma ci ha progettati dandoci una missione da svolgere in questo mondo. Ci ha progettati per una particolare vocazione. A me non è mai interessato di mettere su una famiglia, mai. Quando il Signore mi ha convertito, mi ha fatto sentire subito di vivere solo per Lui.
non mi interessa, non c'ho avuto mai la crisi vocazionale dopo 20 anni di sacerdozio di mandarmi a sposare una persona perché mi ero stufato di vivere così, oppure perché è una cosa contro natura per un uomo non avere un legame affettivo e fisico con una donna. Mai passato per la testa, come tentazione è passato, ma mai come vocazione. Mi sento bene così e voglio vivere meglio il sacerdozio. Per altri non è stato così. Voi dovete sposarvi, la vostra chiamata è quella. E guai a vivere male la vocazione matrimoniale, perché il matrimonio è un sacramento, una grande chiamata del Signore, con grandi prospettive. Io quando prego la sera, per esempio, sono da solo. Signore, ti ringrazio, ti devo, e così via. Io non posso mettere in pratica quello che dice il Signore quando due o più si accoderanno per chiedere qualunque cosa al Padre mio, il Padre mio ve la concederà. Perché dove sono due o più riuniti del mio nome, io sono in mezzo a loro. Voi coniugi lo potete fare invece, perché la vostra chiamata è questa, dove sono due o più riuniti nel mio nome. Voi siete uniti nel sacramento del matrimonio. Se voi vi mettete d'accordo per chiedere al Padre del Cielo, il Padre ve lo concederà, perché Gesù è presente in mezzo a voi nel sacramento del matrimonio. Chi è che sta vivendo la potenza della preghiera coniugale? No? Allora c'è da crescere il matrimonio, nel sacramento del matrimonio. Non si può vivere soltanto per lavorare. Adesso il lavoro non c'è più, chiuso per i giovani, ma per gli adulti di una certa età in su è il rovescio, c'è solo il lavoro. D'estate non ne parliamo. Ci sono persone che d'estate lavorano da 10 ore in su di lavoro, con i turisti, camping, alberghi e così via. Non c'è un briciolo di tempo per dire grazie Signore. La messa, la domenica la messa, non esiste. Domenica verso fine settembre, quando il lavoro è finito, che non ci sono i turisti. Poi si vedrà. Come si fa a crescere così nel sacramento del matrimonio? Noi siamo spiriti incarnati. Il vero Marco non è questo che si vede, è quello che non si vede, che sta dentro. Il vero Nicola non è quello che si vede, e non conta se è giovane o vecchio d'età, è quello che sta dentro, quello non ha età. E Dio lo cura perché lo vuole santo. Se noi dessimo alla bellezza interiore lo stesso tempo e la stessa attenzione che diamo alla bellezza fisica, quanto saremo più belli agli occhi di Dio e agli occhi di quelle persone che sanno leggere di dentro. Ci sono persone che hanno una salute perfetta, hanno il benessere economico e sono tristi e angosciati perché portano un buio interiore senza fine. Possono andare allo psicologo, pagare soldi, ma non escono fuori da questo buio. Il motivo della tristezza è perché di dentro sono nel buio, perché gli manca la luce, che si chiama Gesù Cristo. Io sono la luce del mondo. Se il nostro io interiore è nel buio, è buio pesto. Se il nostro io interiore è nella luce, è meraviglioso. Cominciamo a conoscere persone per il di dentro. Cominciamo a valutarci per il di dentro. Noi siamo spiriti incarnati, persone
che vivono in un corpo temporaneo. O dice, domani non ci sarà più. Guardate il progetto di Dio come è fatto. Anche nel caso in cui Dio intervenisse a favore di una persona col miracolo più grande che dal punto di fisico esiste, che si chiama risurrezione dei morti, quel corpo risuscitato non è quello con cui viveremo per sempre. Questo corpo lo dovremo lasciare. Ci sarà per tutti una cosa che si chiama morte del corpo, che non è la morte interiore. Poi Dio, il giorno della risurrezione dei morti, come ha fatto con Gesù Cristo, ci darà un corpo non capace di vivere 80-100 anni, ma un corpo capace di vivere eternamente. Non un corpo che si becca le malattie, un corpo sano e di una salute che nessuno può distruggere. Non un corpo soggetto a malefici o opere dello spirito del male. Il demonio sarà completamente calpestato il giorno della resurrezione dei morti. Guardate, queste cose sono importanti proprio nei nostri tempi. Più le persone si allontanano da Dio, più è necessario ribadire che la morte è solo un passaggio. Invece di dire che una persona è morta, che nel linguaggio comune significa non c'è più, bisognerebbe dire che la persona è trapassata, passata attraverso la morte del corpo per andare in cielo. Mia madre, Carmela Marconi, è morto il suo corpo, ma lei è viva, è in cielo. Tutti noi qui abbiamo i cari nostri in cielo, trapassati. Trapasseremo anche noi. È inutile averne paura o non volerci pensare. Qui dobbiamo vivere e vivere bene gli anni di questo mondo, ma dobbiamo essere pronti per il nostro passaggio. Quando muore una persona cara, soffri per il distacco, soffri se muore sommersa di ingiustizie, ma non perché non c'è più. Quello di cui soffrono le persone atee. Le persone atee giocano la loro esistenza soltanto nel breve arco di vita temporale. Chi crede questo fa tutte le cose in conseguenza di questa realtà. Allora, chi crede che la vita è solo qui, nel migliore dei casi, lavora, poi quando va in pensione si deve godere la vita che non ha potuto godersi prima lavorando e facendo i sacrifici. E allora vuole farsi un viaggetto, se non può farlo per via della malattia o per via del fatto che con la pensione non c'è i soldi da parte, si è rovinato, la vita è uno schifo. Perché non ti puoi godere la vita? Perché godersi la vita significa farsi viaggi, non lavorare, non sacrificarsi, godersi, andare a pranzo al ristorante, andare a vedere questo, a vedere quell'altro. Questa è la mentalità comune delle persone. Per me, per noi cristiani, godersi la vita non è questo. Noi ci godiamo la vita quando facciamo del bene. Che gusto vivere facendo del bene. È quello che ti dà la gioia di esistere in questo mondo. Amare, fare del bene, amare. Le persone che credono che la vita finisce con la morte protestano perché lo Stato non incentiva e non aiuta quelli che vogliono togliersi la vita quando ormai uno si è ammalato di una malattia che non è curabile. Chi non crede in Dio non pensa che possa esistere un miracolo che ti guarisca, no, non esiste perché
Dio non c'è. Per cui vivere con una malattia che ti fa, ti limita, bloccato a letto così che non puoi muovere manco un dito, ti limita e ti fa soffrire. Che vita è questa? Questa non è vita. Uno si schifa di questa vita e la rifiuta col suicidio. Allora lo Stato protesta, perché lo Stato, ecco la protesta dei radicali e di altri, perché lo Stato deve fare una legge che facilita il suicidio di coloro che non accettano la vita sofferta. Ma il caso di questo bambino inglese, e qua dice, se questo qui deve morire, non esiste nessuna cura che lo fa guarire, soffre e poi morirà comunque. Interviene lo Stato che scavalca i genitori, o ma il figlio chi l'ha fatto? I genitori o lo Stato? A chi appartiene la decisione sul figlio? Ai genitori o allo Stato? Perché lo Stato dice lui quello che deve fare al figlio? Lo decideranno i genitori, casomai. Beh, lo Stato dice che quello gli deve spegnere le macchine, perché la legge dice che non si deve far vivere i bambini per farli soffrire. Oh! Ma quando mai? Questo si chiama ingerenza sul diritto dei genitori e si chiama il modo di comportarsi con i figli come facevano gli spartani. Sapete, a Sparta, la città della Grecia, dove tutti devono essere dei guerrieri, gli uomini. Se un bambino nasceva con un handicap e crescendo non era in grado di brandire la spada e combattere e uccidere il nemico, che bambino era? Era una persona che non meritava di esistere a Sparta, perché a Sparta ci sono i guerrieri, non ci sono handicappati. Allora cosa facevano? Buttavano il bambino dalla rupe trappea perché morisse sfacellandosi per terra, non aveva diritto di vivere. Ma da quando in qua hanno diritto di vivere soltanto le persone sane o le persone che non soffrono? Chi ha inventato questa cosa? La vita sofferta non è vita, non ha valore, non ha consistenza, non ha diritto di esistere? Povero Gesù, se fosse vissuto ai nostri tempi. Lui ha sofferto veramente per amore. Tutto questo perché la vita viene considerata come quella del corpo e basta. Vedete che grave errore? Per questo non può esistere uno Stato laico. Non può e non deve esistere uno Stato che non crede in Dio, politici che non credono in Dio, perché di conseguenza quello che loro pensano fanno leggi disastrose in campo umano. Che viene prima, la Costituzione o il Vangelo? Per noi viene prima il Vangelo, che è di Dio. La Costituzione è un accordo tra persone di questo mondo. Il Vangelo è di molto superiore alla Costituzione italiana. Per i politici cosa viene prima, la Costituzione o il Vangelo? Si può guidare un paese così? Ricordate quello che disse Gesù Cristo? Un cieco non può guidare un altro cieco. Se ci prova a farlo, cadranno tutti e due in un fosso. Un cieco non può guidare un popolo. Se lo fa, fa cadere in un fosso un popolo intero. E noi li votiamo, questi ciechi. Chi è ateo o laico nel cattivo? In campo cristiano laico significa uno che non è sacerdote, non è consacrato, uno sposo, uno che vive la vocazione nel mondo. Cristiano nel mondo. In campo politico significa senza Dio, senza religione. Oggi esistono una marea di testimonianze di persone che hanno passato la morte del corpo, sono andate di là, hanno visto, poi Dio l'ha fatta tornare nel corpo e hanno testimoniato che cosa hanno visto di là.
ho conosciuto di persona persone che hanno avuto questa esperienza. Ci sono tanti libri che ti raccolte testimonianze di persone che hanno avuto questa esperienza. C'è bisogno di essere credenti in Dio per credere che con la morte del corpo non finisce l'uomo. Lì viene fuori l'io interiore. Allora le cose vanno diversamente. Noi non possiamo avere come obiettivo di vita di raggiungere il benessere. La cosa alla quale io, te, tutti quanti dobbiamo aspirare è il paradiso, il cielo, non qualcosa di meno. Io vivo per andare in paradiso, lavoro per andare in paradiso. Oggi mi sono alzato, ho fatto le messe per portare in paradiso le altre persone con me. Non voglio una cosa di meno. Che senso sarebbe la mia vita se dovessi morire a 90-100 anni e scomparire? Non ci casco in questo inganno. Questo è il nostro punto d'arrivo. Progettiamo per il paradiso, progettiamo per la resurrezione dei morti, progettiamo per i cieli e la terra nuova che Dio farà con la resurrezione finale di tutti. Basta. Il resto, se c'ho molti soldi e pochi soldi, cambia qualche cosa? Quanto fa a sud-est? Le autostrade sono diventate camion strade, perché tutti nel trasporto italiano, soprattutto attraverso i camion, e SUV strade, perché quelli che non sono camion sono SUV. Poi c'è qualche macchina che va in giro. Se uno deve andare da San Benedetto a Scorpigeno e ci va con la Ferrari, ci va col SUV di 5.000 di cilindrata, o ci va con la, qual è la più macchina che ci sta? La Panda. Alla fine si è arrivato da Scorpigeno. La differenza è che andando con le macchine più grosse è speso di più, ma si è arrivato lo stesso. Cambia qualche, e pigli la multa, se, perché appena tocchi la Ferrari va a 150, allora pigli la multa. Perché uno, se non c'ha quel mezzo grosso, pare che, e non è la vita quella, che non è il massimo. Usa il mezzo che ti serve, è normale, per poterci arrivare. Il resto è inutile, è un di più che non serve a nessuno, è un lusso che ti rovina. L'uomo è spirito incarnato. Quando ci si sposa, da giovani, così, si guarda più il corpo che la parte interiore. Ma quello che conta di più quando ci si unisce con una persona è come è fatta la persona di dentro. È lì il valore dell'unione. È lì che si vede se l'unione è qualcosa di grande o di meschino. Pensate, due si sposano, sono tutti e due egoisti, arroganti, litigano tutti i giorni. E che matrimonio è questo? Se invece sono due persone in cui l'amore, il vero amore, li lega, e li fa diventare ognuno servitore della gioia dell'altro, quell'unione è grande. A me sacerdote fa bene vedere due giovani, due sposi, due vecchietti di 70 anni che celebrano il 50° di matrimonio, che si vogliono bene. Mi edifica questa cosa, perché mi fa vedere Dio incarnato nelle persone. Come a voi laici, vi fa bene vedere un sacerdote santo e vive bene la sua vocazione, che vedere Dio incarnato nella vita, nella storia di quella persona. È l'io interiore quello che conta. L'io interiore. Gesù ci aveva davanti il popolo di Israele e voleva beneficarlo in tutti i modi immaginabili possibili, dalla conversione fino alla guarigione fisica. Ricordate quando incontrò il centurione romano, un militare,
con la spada al fianco, oggi la pistola sarebbe, comandava 100 soldati, una centuria. Aveva ammazzato delle persone sicuramente, un uomo d'armi. Lui aveva il servo malato e quest'uomo gli dispiaceva di vedere il servo che soffriva e soffriva terribilmente, paralizzato a casa, chissà gli urli. Questo padre Gesù Cristo gli dice di guarire il suo servo malato e va bene, io vengo e lo guarirò. Dice: Signore, ti ringrazio che hai avuto questo pensiero, ma io non sono come te, tu sei un santo, io sono un delinquente, sono un uomo d'armi, non sono degno che tu entri a casa mia, però so questa cosa, che se tu dirai una sola parola, se tu darai un solo comando, il mio servo sarà guarito. Gesù stupì e rimase ammirato, non perché era bello quest'uomo, non perché era 1,95, cioè due spalle, così, tutte toppe di muscoli, non gli importava niente il risorristo di questo, gli importava che quello lì aveva avuto fede in lui. E quell'uomo non è manco fatto il catechismo da piccolo come faceva il popolo di Israele, leggendosi la Bibbia, Antico Testamento, la storia di Mosè, i profeti, eccetera. Zero. Lui è soltanto applicato a Dio quello che viveva. Era un militare, cioè aveva dei superiori che lo comandavano, poi a lui se non obbediva, perché se no carcere, torture o anche la morte, però essendo a sua volta comandante di altre persone, dava anche lui dei comandi e gli altri obbedivano. Guai a chi se avessero disobbedito. Applica questo a Dio. Tu c'hai un superiore, Dio in cui credi, però a tua volta comandi. Da un solo comando il mio servo sarà salvato. In verità vi dico, in tutto Israele non ho trovato una fede così grande come quella che abita in quest'uomo pagano, romano. Il suo io interiore era di fede, viveva radicato in Dio, così in una maniera molto semplice, rozza, ma era radicato in Dio fortemente, tanto da poter ottenere a distanza un miracolo. Gesù è qui. Tutti quanti abbiamo le persone a casa malate o in ospedale. Chi di noi riuscirà oggi a ottenere da Gesù Cristo un miracolo per i propri cari malati, come ha fatto quest'uomo? Chi di noi è interiormente maturo nella fede perché la potenza di guarigione del Signore possa scorrere attraverso la nostra fede e raggiungere la persona che ne ha bisogno? Allora vedete, il mondo dello spirito comanda sulla materia. Quello che avviene in campo spirituale si riverbera sul campo fisico. Guardate che non lo sappiamo soltanto noi questa cosa qua. Chi va dai maghi fa questo, crede che lo spirito del male rovini le persone. Ma lo spirito non lo vedi, non lo tocchi. Perché queste persone sono così ferventi a credere che lo spirito possa rovinare la gente, facendo fatture, malefici, ripetendole fino all'infinito, fin quando non vedono crepare le persone maleficiate? Sono molto credenti nell'opera dello spirito del male. E noi dubitiamo così fortemente dell'opera del Signore? Forse crediamo che Dio ci voglia meno bene di quanto ci odi il male?
dal mondo dello spirito dipende il mondo della materia. La materia non ha creato Dio, spirito puro. Dio ha creato la materia e ha creato l'universo. Dio non l'ha fatto col martello e scalpello, ha creato l'universo con la parola. Dio disse sia la luce e la luce cominciò ad esistere. La parola ha creato la luce e non viceversa. Dio disse siano i cieli e la terra, cominciano ad esistere i cieli con tutte le miriadi di stelle che ci sono e la terra con gli abitanti, gli animali, le piante, eccetera. Il mondo dello spirito ha creato il mondo della materia e non viceversa. Qui siamo, come si dice in inglese, full immersion, pienamente immersi nel mondo dello spirito. Qualcuno ha la Bibbia? Prende la Bibbia e la apra in preghiera. Forza, leggete la parola. Ancora. Signore, abiti tra noi, Signore, la folla di
opere ridicole, al tempo del loro castigo periranno. Ma non è tale l'unità di Giacobbe, perché egli ha formato ogni cosa. Israele è la tribù della sua eredità, Signore degli eserciti è il suo. Gli 11 discepoli intanto andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro fissato. Quando lo videro, gli si prostrarono innanzi, alcuni però dubitarono. E Gesù, avvicinandosi, disse loro: «Mi è stato dato in ogni potere il cielo e in terra. Andate dunque e ammaestrate tutte le nazioni, battezzandole nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo». Ascoltando queste letture, qualcuno è stato illuminato dal Signore su qualche cosa di nuovo e di grande che hanno capito fino ad oggi? Se sì, per favore lo dica ad alta voce e racconti quello che ha capito. Sulla guarigione. Cosa assurda era avere Gesù Cristo risorto davanti e dubitare che fosse risorto. Questo è un assurdo. Eppure siamo fatti così. Riusciamo a dubitare dell'indubitabile, a trovare punti interrogativi laddove dovrebbero esserci punti esclamativi di gioia. Vera questa promessa del Signore, la sta mantenendo Gesù? Oggi è uno di quei giorni nei quali Gesù Cristo ha promesso: sarò con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Oggi Gesù qui è con noi. Allora Gesù non ha detto una bugia quando ha promesso di essere con noi tutti i giorni. Oggi è qui. Lui è qui. Attenzione, Gesù proprio risorto, vivo. E ripeto per l'infinitesima volta: non Gesù prima della resurrezione dei morti, Gesù dopo che è risorto dai morti è presente qui. Quel Gesù che dopo essere risuscitato dai morti ha ricevuto ogni potere in cielo, in terra, ovunque. Che cosa non è capace di fare Gesù qui in mezzo a noi stasera?
può tutto. E in che direzione avvengono le cose che il Signore fa? Fa bene ogni cosa. I ciechi li fa vedere, i sordi li fa sentire, i muti li fa parlare. Chi sta sulla barella lo fa camminare. E non avviene il rovescio. Chi cammina lo stende sulla barella, chi vede lo fa diventare cieco, chi ti sente lo fa diventare sordo, eccetera. L'agire del Signore Gesù ha questa direzione. Guarire. Fa bene tutte le cose. E quando il diavolo ci viene a dire dentro, non è vero, Gesù non fa bene tutte le cose, noi che faremo? Se gli diamo retta, ci fermeremo, bloccati dalla incredulità nel cammino spirituale. E quando ci si ferma è un disastro. Avete sperimentato nella vita questa cosa? Se uno si lascia prendere da un dubbio, da una cosa negativa, tutto l'apparato spirituale ci si paralizza ed è un disastro. Se invece superiamo quel momento con la porta del Signore, avanti. Il cammino non si ferma, si aprono nuove strade, entriamo in dimensioni spirituali nuove ed è meraviglioso. Pensate a Abramo, quando ormai aveva fatto un bel cammino di fede e vengono quei tre personaggi misteriosi alle querce di Mamre e gli dicono: tu Abramo, l'anno prossimo terrai in braccio il tuo figlio. Quando verrò a trovarti qui l'anno prossimo, ci sarà un figlio sulle tue braccia. Se avesse detto: brutti disgraziati, anche voi venite a farmi soffrire di più, dicendomi delle bugie, fuori di casa, non vi voglio più vedere. Se avesse fatto così, che avrebbe fatto? Un disastro spirituale. E avrebbe rovinato la grazia che finalmente il Signore gli stava per concedere. Credendo alla parola non di quei tre esseri umani, ma la parola di Dio incarnata in quelle tre persone, Abramo ha sperimentato il figlio. Anche qui lo spirito ha determinato la materia. La fede di Abramo è stato il canale attraverso il quale il dono di Dio è potuto scendere nella sua vita. Così funzionano le cose in campo spirituale. Funziona tutto così. Qualcuno sta sperimentando che per ricevere bisogna dare. È dando che si riceve, diceva San Francesco. È vera o no questa regola spirituale? Per ricevere bisogna dare, e bisogna dare prima di ricevere, per fede. Quando dai per fede, cominci a ricevere da Dio, attraverso le persone, ma da Dio. Perché Dio, siccome Lui dà, quando vede che noi diventiamo a sua immagine e somiglianza, dando anche noi come fa Lui, allora mette in noi il meccanismo della sua vita. Dio ha dato sempre dall'eternità, non si è mai stufato di dare, ed esiste glorioso, potente e santo, non si è esaurito, la sua sorgente non si è disseccata.
perché più dà e più si rigenera per potenza miracolosa ciò che c'è da dare. E così avviene sulla terra. Ma se uno cominciasse a farsi conti, oddio, qua ho dato troppo, no, beh, qui bisogna avere potenza, adesso per 5 mesi non diamo, poi riprenderemo dopo. Se cominci a usare la razionalità umana nelle cose di Dio, si blocca tutto e non funziona più niente, non ricevi più, diventi arido spiritualmente. Queste sono le regole del mondo dello spirito. Dio funziona così. Chi vuole ricevere da Dio una guarigione deve dargli la sua malattia. Dare a Dio la propria malattia. Come chi deve ricevere la conversione, uscire fuori dai propri peccati, deve dare a Dio i suoi peccati. Tu, Signore, sei l'agnello di Dio venuto a togliere i peccati del mondo. Questi sono i miei. Prendili, Signore. Lui li toglie. E tu diventi santo. Lo fa Lui questo. Bisogna dargli i peccati nostri, però. Perché il nostro cuore diventi un cuore che trasmette amore, bisogna darglielo, se no rimane un cuore solo umano che sa fare cose solo umane. Quando lo diamo a Lui, Lui ci mette il suo amore divino, il cuore di Gesù, cuore divino e umano, sacro cuore, doppio cuore, divino e umano in un solo cuore, il cuore di Gesù. Alziamoci in piedi. Signore, ti preghiamo e fondi il tuo Santo Spirito in questa assemblea e attraverso questa effusione del tuo Spirito cadino via tutti i peccati dei nostri cuori, cadano via tutte le catene spirituali che ci legano, le vessazioni dello spirito del male. Cadano via le malattie che schiavizzano i nostri corpi. Nel tuo nome, Signore Gesù Cristo, e per la tua potenza. E così, o Signore, per le persone care che amiamo e che portiamo a te in questo momento in preghiera, così, o Signore, per quelli connessi a internet che stiamo seguendo, pregando dei propri posti, compreso in riva al mare. Signore Gesù, apri il tuo cielo e scende su di noi il tuo Santo Spirito. Scende su di noi colui che ti ha risuscitato dai morti. Scenda colui che è più potente di tutto l'inferno messo insieme, per cui ti ha liberato da quella schiavitù spirituale tremenda e ti ha dato la libertà con la risurrezione dei morti, dei figli di Dio. Scenda il tuo Santo Spirito. Questo non è il riposo nello spirito, questa è una menzogna dello spirito del male che ha fatto adesso per spaventarci,
affinché noi non invocassimo più lo Spirito del Signore. Nessuno si lasci spaventare da questo fenomeno. Siate forti, lo Spirito di Dio scende in un'altra maniera. È dolce, umile e rispettoso. Andiamo avanti. Thank you.
presenza su ognuno di noi, perché noi abbiamo bisogno di te, del tuo amore, della tua grazia, della tua misericordia. Vieni Maranatha, vieni Santo Spirito di Dio, noi ti invochiamo, vieni in mezzo a noi, vieni Signore Gesù. Avete questa chiamata ad essere un corso di un'anima sola in due, sacramento del matrimonio. Ognuno di voi deve camminare bene. La pigrizia spirituale, oltre che essere una sofferenza per il Signore, è una sofferenza per il coniuge. Non si può andare chi uno avanti più veloce e l'altro invece pigro va avanti più lentamente. Andare sempre insieme. Se uno c'ha un vizio, io dico, no, ho fatto pace con il mio vizio, voglio vivere questo vizio, me lo tengo. Quando si è in coppia, è il coniuge che paga il vizio che uno non si vuole togliere. Lo paga anche chi ce l'ha. Ma tu fai soffrire anche una persona innocente. Non si può camminare con diverse potenzialità spirituali, dovete camminare insieme nel Signore. E la chiamata che il Signore vi ha dato è una chiamata che va al di là di quello che si sta vivendo oggi. Gesù ha in mente delle cose per voi che voi non immaginate. Ci sono dei passi ancora da fare, delle opere da compiere. Lo sa il Signore che cosa è in progetto su di voi. Ecco, voi fratelli che state a posto, vi prego, alzatevi in piedi, preghiamo per queste coppie, per la santità del loro matrimonio. Devono diventare coppie sante queste, santità di coppia. Avete visto che adesso quando si fanno i litanii dei sei santi, nell'occasione dei sacramenti, soprattutto il matrimonio, si invocano anche i santi coniugi, non solo il santo Sant'Agostino, San Tommaso, i santi coniugi, eccetera, eccetera. Signore, noi ti preghiamo per la santità di queste coppie, che nulla nel loro cammino di fede rimanga per demerito di qualcuno perduto e vuoto. Insieme, Signore, possano vivere in pienezza il grande sacramento del matrimonio.
Ti preghiamo, Signore Gesù, nei nostri tempi in cui tutti i matrimoni vanno a gambe per l'aria, in cui i giovani non ti sposano ma convivono, in cui Stato e Chiesa hanno fatto diventare il matrimonio una barzelletta, perché dopo un mese si può sciogliere e tornare ad essere perfettamente liberi. Ti preghiamo questi coniugi vivano santamente la loro chiamata, il loro sacramento delle nozze. Vieni Santo Spirito, stendiamo tutti quanti le mani per loro. Spirito di Dio, scendi su di loro. Spirito Scusate un attimo, quest'uomo sta sperimentando, lui all'invocazione del Spirito Santo trema, nel senso che sente come una corrente elettrica. Descrivi tu cosa senti, di emozioni, lui sente come una scossa elettrica, per cui trema proprio fisicamente, ma una scossa di vita che ti fa sentire meglio. Durante l'invocazione dello Spirito Santo e anche durante la messa senti questo. Ecco, questo è un fenomeno autentico, positivo, bello, che sente quest'uomo. Questa è un'azione dello Spirito, è un segno dello Spirito di Dio che agisce su di lui, segno fisico dell'azione spirituale. Lode a te, Signore.
e un coniuge, c'è qui anche la moglie, vi ho pregato. Bene, a posto i coniugi, grazie. Adesso vengano le persone che sono sposate ma non hanno l'altra metà a condividere il cammino di fede, per tante motivazioni, separazione, divorzio, o anche semplicemente il marito c'è ma nella fede è morto, oppure c'è però più di tanto non esiste per lui. Per cui chiediamo al Signore, prego, venite avanti, avanti Gabriele, qui, lui avanti. Ecco. Preghiamo perché il Signore renda vivo il matrimonio, 50-50, bisogna condividerlo in pienezza, un cuor solo e un'anima sola. Se il coniuge è morto nella fede, noi ti chiediamo, Signore, risuscitalo. Se il coniuge è malato spiritualmente perché credicchia, crede sì, crede no, Signore, guariscilo. Se il coniuge è legato da catene spirituali, materiali, per cui c'è un vizio che lo porta a questo e quell'altro, Signore, liberalo. Ma il matrimonio deve essere come lui Gesù lo ha inventato, come lui Gesù lo vuol dare a voi. Un sacramento, un'opera grande di Dio, è di amarvi con lo stesso amore con il quale Cristo ama la Chiesa e la Chiesa ama Cristo. A quel livello l'amore coniugale. Volete questo? Preghiamo per il coniuge che non c'è. Questo non significa che io sono più santa, il mio maritino invece, non c'è da niente, lo sa il Signore chi è meglio, chi è peggio. Noi chiediamo che si cammini insieme, che il matrimonio sia santo, che l'amore coniugale non da una sola parte verso l'altra e si diceva soltanto schiaffi e botte e sofferenze, ma da tutte e due le parti, reciprocamente. Signore, ti preghiamo, abbi misericordia di queste coppie, ti preghiamo per la guarigione dei malati, quanto di più ti preghiamo per la guarigione spirituale di queste coppie. Signore, fa diventare questi matrimoni, matrimoni santi. Signore, te lo chiediamo con tutto noi stessi. Tu sei l'agnello di Dio venuto a togliere il peccato del mondo. Uno dei peccati del mondo dei più brutti è la distruzione del matrimonio, è l'aver infangato il matrimonio. Signore, guarisci questi matrimoni. Con la tua potenza spirituale spezza tutte le catene che tengono lontani i coniugi. Libera i matrimoni dal maligno che è lo spirito di divisione. Riempi del tuo Spirito Santo che è lo spirito di comunione, che fa diventare dei coniugi una cosa sola con un miracolo. Vieni Santo Spirito. Poniamo le mani su questi coniugi e invochiamo su di loro, sul coniuge assente, per qualsiasi motivo, la grazia dello Spirito per la conversione e la santità del matrimonio. Signore, tu puoi tutto. Noi crediamo che come tu hai risuscitato un altro dei morti, puoi risuscitare il coniuge morto della fede. Che come tu hai guarito il servo del centurione, puoi guarire il coniuge ammalato della fede. Per come tu hai liberato l'indemoniato di Gerasa, tu puoi liberare il coniuge schiavo del maligno. Compi questi miracoli, oh Signore. Questi sono i tuoi miracoli. Per compiere su questa terra tutte le cose fatte bene. Come detto prima, fa santi questi matrimoni. Spirito di Dio, scendi su di noi. Spirito di Dio.
Oh Signore, questa è una preghiera forte. Abbiamo chiesto dei miracoli grandi, Signore. È molto più grande la conversione di un coniuge che la guarigione di un tumore terminale. E tu, Signore, sono proprio questi miracoli che ami compiere. Agisci con la tua infinita potenza, Signore Gesù, dentro questi matrimoni e realizza le tue grazie, le migliori e le più grandi. Amen. Lode e gloria a te, Signore. Lode e gloria a te, Signore. Andate a posto, lode e gloria a te, Signore. Dopo la messa pregheremo la guarigione fisica, possibilmente un tre degli infermi. Ma già adesso il Signore ha fatto delle cose grandi. La potente dello Spirito alleggia in questa assemblea. Ti chiedo, Vanessa, se possiamo fare un grande lode al Signore e poi diamo la benedizione eucaristica. Lodiamo il Signore. Lode gloria a te, Signore Gesù, tu sei benedetta. Lode e gloria a te, Signore, gloria a te, Lode, gloria a te, Signore, tu sei benedetto, tu sei glorioso. Lode, lode, gloria a te, Signore. Amen, alleluia. Lode, lode, gloria a te, Signore. Tu sei glorioso, Signore Gesù. Benedetto tu sei. Lode, gloria a te, Signore. Lode, lode a te, Signore. Per tutto quello che hai fatto oggi per ognuno di noi. Lode, gloria a te, Signore. Lode, gloria a te. Grazie, Signore. Questo incontro d'amore, lode, gloria a te.